In realtà di domande ne avrei moltissime anch'io. Provo a fare diligentemente il mio lavoro di presentatore, provando a ripercorrere rapidamente i contenuti del libro, e per il fatto che sono, cercherò di farlo il più rapidamente possibile, ma per il fatto che sono anche l'unico dei presentatori, se sfondo di 5 minuti mi perdonerete. Il 15 luglio 1979, nel pieno della crisi energetica, il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, in un appello televisivo al popolo americano, dichiarò che vi era una questione ancora più grave di quella dell'energia e dell'inflazione. La questione più grave era la crisi di fiducia che colpisce il vero cuore, l'anima e lo spirito della nostra nazione. La crescente disistima nei confronti degli istituti di governo, la larga distanza fra cittadini e governo. È quello per l'appunto lo spazio tra cittadini e governo che nelle democrazie dovrebbero occupare i partiti. La cui crisi dunque non è cominciata in Italia, ma che oramai in Italia è arrivata con drammatica evidenza. E quindi risparmio tutto il tempo necessario a riproporre i numeri che la misurano, un cittadino italiano su 10 che ha fiducia nel Parlamento, eccetera, eccetera. Mi fermo solo a sottolineare che stavolta la faccenda riguarda fortemente anche la Toscana. Spesso noi, quando parliamo di queste cose, coltiviamo ancora qualche illusione che la Toscana Felix non sia coinvolta in questi processi. In realtà, se guardiamo ai votanti nelle ultime elezioni amministrative, la partecipazione in Toscana è stata del 60,8%, di poco inferiore a quella dell'Emilia-Romagna, di poco superiore a quella della Liguria, che in realtà è il fanalino di coda. Quindi se l'Italia centrale del senso civico, della coesione sociale, eccetera eccetera, è ancora quella, certamente la sua partecipazione non si manifesta più attraverso i partiti e la partecipazione al voto. Insomma, questo per me è un bel trauma. Quelli che sono cresciuti leggendo Putnam, Beccattini e identificandosi con la terza Italia e con la subcultura rossa, ora devono prendere atto di questo passaggio. Questo è il motivo per il quale io trovo che il libro di Revelli sia un libro utilissimo. Avevo letto il libro di Donolo, Italia sperduta, che definiva nel 2011 intanto la crisi italiana come la somma di tante crisi, che è una cosa che trovo importante ricordare, ma che soprattutto centrava la sua attenzione sulla crisi come crisi cognitiva, nella quale le parole pesano più dei fatti, le immagini più delle parole. Allora, cominciare a cercare di superare la crisi cognitiva, a leggere puntualmente una delle tante crisi, provare a capire, trovo che sia un percorso importante, utilissimo, che questo libro fa fare. Che la forma partito portasse con sé i germi della propria degenerazione l'aveva già visto con chiarezza Roberto Mieres, che nel 1911 aveva enunciato la legge ferrea dell'oligarchia in un ampio saggio intitolato La sociologia del partito politico nella moderna democrazia, che venne tradotto in Italia nel 1912, quindi a 20 anni dalla fondazione del Partito Socialista. L'idea Mieres sostiene che ogni tentativo di dare forma alla partecipazione di massa alle decisioni politiche sia destinato inevitabilmente a subire una torsione in senso oligarchico, a produrre cioè strutture gerarchiche nelle quali una minoranza domina la maggioranza e decide per essa. Se si parte dall'assunto che non c'è democrazia senza organizzazione, bisogna dedurne che non c'è organizzazione senza specializzazione e gerarchizzazione, cioè senza la creazione di un ristretto numero di professionisti specializzati nei compiti più impegnativi. Non è questione di errori o di malvagità dei capi, è questione di oggettive dinamiche di degenerazione, sulle quali intervengono in aggiunta fattori di ordine psicologico, quali la naturale tendenza di chi attraverso una dura militanza al servizio della massa è divenuto un professionista e diventa per questo refrattario a dismettere ruoli e svalutare competenze, e dunque tende naturalmente a farsi padrone. Peraltro verso il bisogno naturale delle masse di direzione, il loro spirito gregario, nonché il bisogno di adorare, che in molte case contadine ha portato a sostituire l'immagine della Madonna con quella di Garibaldi, di Brampolini, poi di Stalin. Per questa strada l'originaria militanza politica di Mieres lo porterà al fascismo, ma non per questo le sue riflessioni e le elaborazioni hanno perso di significato.
Solo dopo la tragedia della guerra, della seconda guerra mondiale, democrazia e oligarchia troveranno un nuovo compromesso su basi assai meno radicali di quelle tardi ottocentesche. Schumpeter concepirà il metodo democratico come lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche in base al quale i singoli individui o gruppi ristretti organizzati ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare. Il compromesso socialdemocratico, cioè l'accordo stipulato a Londra tra oligarchia e masse sotto le bombe tedesche nel 1942 e sancito nel rapporto Beveridge, che è l'atto di nascita del welfare state, che secondo alcuni spiega la vittoria delle democrazie nella seconda guerra mondiale, si fondava sulla legittimazione da parte delle masse delle proprie elite in quanto portatori almeno in parte delle istanze delle masse stesse. Le disuguaglianze si legittimano attraverso il rispetto delle regole e delle procedure di selezione delle elite di governo, e questa è la tesi di Bobbio, mentre Giovanni Sartori definirà democratico un sistema etico e politico nel quale l'influenza della maggioranza è affidata al potere di minoranze concorrenti che l'assicurano. Qualche mese fa ero a Granada, ho trovato una cosa molto divertente che vi racconto: la mostra di un artista che si chiama José Guerrero, che aveva scritto accanto a una sua opera questa didascalia: e l'arte è para todos, però solo una elite lo sa. Mi sembra una cosa molto simile da citare. A un certo punto questa accettazione quasi unanimistica della deriva oligarchica della democrazia è venuta meno. Perché è venuta meno? La risposta più semplice è quella che è peggiorata la qualità della classe dirigente, ma è una risposta troppo semplice e non tutto convincente. Nel libro di Reveri si analizzano successivamente contributi assai più analitici e più seri, come quello di Richard Sennett o di Christopher Nash, della rivolta delle elite, di Bauman e poi di Ingelhardt. Attraverso questi contributi vediamo di ripercorrerli rapidamente per ordine, perché diciamo ci forniscono strumenti di ragionamento molto importanti. Sennett mette a nudo il crollo della separazione tra sfera pubblica e sfera privata, che sarebbe alla base della politica moderna e della democrazia, causato dall'emergere irrefrenabile di un io ipertrofico, impegnato a proiettare la propria soggettività, i propri sentimenti, emozioni, desideri e pulsioni sulla scena pubblica. Un'idea che abroga l'idea stessa di soggetto collettivo e sostituisce il linguaggio analitico alto e personale con la narrazione di sé come forma di relazione fra soggetti che reciprocamente si autorivelano. L'effetto sulle elite al tempo stesso di uniformazione, le elite e le masse sono sempre più simili nelle vizie e nelle banalità, e sempre più distanti in quanto autorivelazioni, in quanto vivono ovviamente in mondi sostanzialmente diversi, in universi di vita abissalmente lontani. Le elite della tarda modernità, sostiene invece lei, hanno perso il contatto con la gente normale, vivono in un mondo a parte, in una sfera separata, senza più luoghi in cui condividere la vita dei propri rappresentati, senza più orizzonti comuni in cui rappresentarsi dopo che le classi e gli aggregati sociali si sono liquefatti. E Bauman ha mostrato come la globalizzazione abbia generato una formidabile spaccatura tra elite cosmopolite e masse territorializzate, con un clamoroso cambiamento di stato di potere che ha sottratto potere ai tradizionali meccanismi di controllo della democrazia rappresentativa. È il finanzcapitalismo del libro di Gallino che abbiamo presentato l'anno scorso e che è al tempo stesso il presupposto, tanto per continuare a citare i titoli dei libri di Gallino, del colpo di Stato e delle banche e dei governi. Questo ultimo recente che porta il sottotitolo significativo eloquente dell'attacco in Europa da parte della finanza. Il finanzcapitalismo globale ha prodotto elite globalizzate, irresponsabili, decadenti e corrotte, prive di virtù e per quanto potenti screditate in quanto estranee ed inutili per coloro che sono chiamati ad eleggerle. Infine Ingelhardt, che legge la crisi della rappresentanza ponendola in relazione con il concetto di società postmoderna, come emersa dalla terza rivoluzione industriale, caratterizzata da elevati livelli di scolarizzazione, diffusione di saperi, prevalenza dell'economia dei servizi su quella manifatturiera, dei bisogni immateriali su quelli materiali e soprattutto
dal passaggio dalla cosiddetta mobilitazione sociale per acquisire, per rispondere a bisogni materiali, alla mobilitazione cognitiva, che è rivolta al soddisfacimento di altre tipologie di bisogni. I protagonisti della mobilitazione cognitiva sono gli studenti, tecnici, professionisti, intellettuali, classi medie, ceto medio riflessivo, per utilizzare un'espressione di Ginsburg, ed esprimono comportamenti che non sono più riferibili al partito nella sua forma classica novecentesca, dove le élite professionalizzate e competenti stanno in alto. Con la disseminazione della riflessività, la legge ferrea dell'oligarchia enunciata da Mill viene progressivamente abrogata, in quanto la collocazione in alto delle competenze dei saperi viene meno e si sposta verso il basso. È proprio Ingerhardt, uno dei pochi che ha colto un altro passaggio decisivo, e cioè la pressoché assoluta consonanza tra le forme organizzative della produzione di massa standardizzata dell'amministrazione burocratica da una parte e il modello organizzativo delle grandi macchine politiche. Questo è il cuore del libro di cui discutiamo stasera, è il centro, è il cuore del ragionamento che Revelli sviluppa, cioè l'assonanza tra la forma partito novecentesca, la seconda rivoluzione industriale, il fordismo e la produzione di massa. Nell'accomunare la produzione di massa alla catena di montaggio, alla produzione di burocrazia, l'identificazione dei contenitori politici novecenteschi con il modello industrialista della seconda rivoluzione industriale, quello che ha plasmato la fabbrica fordista e la burocrazia weberiana, produzione di massa standardizzata e formalizzazione spinta dei ruoli e delle funzioni, economia di scala, elevata professionalizzazione delle mansioni. E questa idea viene espressa con formidabile chiarezza da Gramsci nel Quaderno dal carcere. Gramsci nel Quaderno dal carcere ci dice come è fatto il modello principe, come deve strutturarsi il partito novecentesco per guidare il processo rivoluzionario. E Gramsci struttura il partito rivoluzionario su tre livelli, e cioè un livello di base, dove che è costituito da un elemento diffuso di uomini comuni medi, e senza questi uomini comuni il partito non esisterebbe, ma non esisterebbe neanche solo con essi. Per farlo esistere serve un livello assai più alto, l'elemento coesivo principale, che centralizza nel campo nazionale un insieme di forze che lasciate a sé conterebbero zero o più, cioè un gruppo dirigente. E tra l'elemento di base e il gruppo dirigente è necessario un elemento medio che articoli il primo e il primo contesto di il sistema dei quadri intermedi di un partito. Questi tre livelli, scrive Revelli, sembrano dedotto da un manuale di scientific management, fordista e taylorista, governo della fabbrica, governo dell'economia, governo delle masse, unificati, anzi identificati dall'identica formula organizzativa in un paradigma razionale che la sociologia dell'organizzazione ha chiamato sistema chiuso. Un sistema di operatori e di macchine protetto dalle interferenze esterne, che ingloba tendenzialmente tutti i fattori della produzione, dalle materie prime alla rete commerciale, che fa funzionare il sistema e lo protegge dalle contingenze esterne. Applicato alle grandi burocrazie pubbliche, questo sistema si è fondato su un rigido insieme di regole, di procedure formalizzate e di regole astratte, che sono garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa messa al riparo dagli orientamenti soggettivi dei funzionari. Il sistema, che aveva funzionato benissimo per tutto il dopoguerra, è entrato in crisi nell'industria, nell'amministrazione e nella politica. Ed è entrato in crisi secondo queste linee. È andato in crisi il gigantismo industriale, con l'obbligo adesso di crescere senza appesantire le unità produttive, restringendo il campo di azione al core business aziendale, accorciando le catene gerarchiche per consentire all'insieme dell'organizzazione di ridislocarsi rapidamente di fronte a un mercato imprevedibile. La seconda linea di riorganizzazione è l'esternalizzazione, esternalizzare l'esternalizzabile, delocalizzare, ridurre al più possibile gli apparati di staff, concentrando invece le risorse umane sulla line, cioè su quei settori dell'organizzazione che intervengono direttamente sul prodotto finale, riduzione al minimo dei magazzini e adozione del sistema just in time. Questa imponente trasformazione organizzativa del sistema richiede un maggiore affidamento sugli uomini, sulle loro capacità di intervento nel sistema produttivo, su
sulla loro collaborazione attiva e sulla loro creatività nello svolgimento di mansioni sempre meno rigidamente formalizzate. Erano questi i principi introdotti dal cosiddetto toyotismo teorizzato da Taichi Ono negli Stati Uniti, parte della rivoluzione burocratica. È stato anche questo sistema è stato teorizzato anche per provare a reinventare l'amministrazione, elaborando il cosiddetto paradigma catalitico. Il paradigma catalitico antiburocratico si basa sull'idea che il governo locale non incorpora all'interno di sé tutti i fattori necessari alla soddisfazione dei bisogni pubblici, ma incardina la propria missione sul far combinare fra loro i fattori, catalizzare, indirizzandoli e mobilitandoli attraverso un'azione che coinvolge anche destinatari dei servizi, gli utenti e i cittadini, abbattendo dunque la divisione tra utenti e addetti ai lavori. Non più geometrie organizzative perfette a forma di diamante, ma architetture a forma di nuvola. Dalla forma mutante, il cloud, a sistema aperto, un sistema che sa adattarsi all'ambiente, che tiene aperti i pori della sua pelle e l'ambito dei suoi confini. Tutto ciò non poteva non coinvolgere la forma partito. I tradizionali partiti di massa, in particolare quelli delle tradizioni socialista e comunista, organizzazioni pesanti, strutturate per gestire processi istituzionali e per integrare nelle proprie strutture interi pezzi di società plasmati sulla struttura dello Stato. Su questi partiti ha avuto un impatto dirompente la questione dei costi fissi e la loro crescente insostenibilità. Al lato pratico, il partito novecentesco era un sistema chiuso che va in crisi per la crescente insostenibilità dei costi organizzativi di macchine così grandi, peraltro in un contesto in cui la comunicazione assume un peso crescente nella politica, fino alla sovrapposizione tra sfera politica e sfera mediana, tra spazio pubblico e sistema dei media. Ciò determina il fatto che la produzione di identità non è più affidata a un corpo di funzionari o di intellettuali organici, ma a specialisti e da tecniche di comunicazione indipendenti, che fa crescere enormemente i costi vivi della politica. Obama e Romney hanno speso circa 2 miliardi di dollari nell'ultima campagna elettorale e in Europa la vittoria di Hollande è costata 22 milioni di euro. Non dico niente sull'Italia, perché penso che sull'Italia poi vorrà dire molte cose rivelli. In realtà la nostra democrazia per 50 anni fondata sui grandi partiti è già cambiata. Lo aveva visto con chiarezza il politologo francese Bernard Manin, che aveva individuato il passaggio dalla democrazia dei partiti alla democrazia del pubblico. Manin solicizza la democrazia dei partiti tra quello che definisce un precedente parlamentarismo, cioè la fase ottocentesca antecedente alla la formazione dei grandi partiti di massa, in un contesto strutturato, in comunità di luogo stabili, con ruoli professionali definiti e forme di riconoscimento e reputazione consolidate, con il suffragio limitato e dunque senza la necessità di apparati che mediassero il rapporto fiduciario fra elettori ed eletti. E poi, invece, la massificazione della seconda rivoluzione industriale a cavallo fra 8 e 900, nella quale è emersa la democrazia di partito, che sostituiva la relazione fiduciaria, l'identificazione. I cittadini non votano più per qualcuno che conoscono personalmente, ma per qualcuno che porta i colori del partito nel quale si identificano. Lo spazio pubblico in precedenza era diviso in una linea orizzontale che separava la rappresentanza politico-parlamentare dall'opinione pubblica, si organizza adesso verticalmente, lungo linee di separazione definite dalle aree di influenza identitaria delle diverse forze politiche organizzate. Ora saremo in presenza di una terza fase, nella quale, in corrispondenza di quello che potremmo chiamare la terza rivoluzione industriale, la democrazia dei partiti subentra la democrazia del pubblico. Nella società liquefatta, quella di Bauman, nella quale la stabile società di classe novecentesca si è sciolta, staremmo assistendo a una depersonalizzazione della scelta elettorale, in un contesto nel quale il mezzo televisivo gioca un ruolo preponderante. La fiducia dell'elettore non è assicurata più dalla sua relazione personale con il partito, ma dalla corrente di simpatia che la persona del candidato riesce a generare attraverso i media. Del resto, la democrazia non è una sola, è molteplice e spesso contraddittorie sono le forme di governo che sono definite democratiche. Ma quella della sovrapposizione fra spazio politico e spazio mediatico è solo una delle ragioni dell'affermarsi della democrazia del pubblico.
Al di sotto del livello mediatico opera un dato strutturale costituito appunto dalla società liquida, incerta e frammentata, nella quale si devono prendere decisioni politiche. E questa incertezza e imprevedibilità a rendere impraticabile la programmazione, che opera necessariamente sul medio e lungo periodo, e la necessità di poter contare sulla prevedibilità delle dinamiche per governarle. Governare in un contesto liquido e incerto richiede dosi crescenti di discrezionalità, cosa che, come è facile comprendere, scardina non solo la precedente democrazia del partito, ma rischia di scardinare le fondamenta stesse dello Stato di diritto, la democrazia dispotica, un libro di Michele Ciliberto di qualche anno fa. Nella democrazia del pubblico, il ruolo dell'imprenditore politico è chiamato a proporre sul mercato politico la sua offerta lacera, non sapendo come il pubblico risponderà. All'elettorato, al pubblico, tocca rispondere positivamente alla sollecitazione, esattamente come il pubblico a un teatro. Dunque la rappresentanza è sempre più legata alla rappresentazione. La linea di divisione all'interno dello spazio pubblico torna ad essere orizzontale e a dividere nettamente gli eletti che agiscono sul palcoscenico dagli elettori che stanno sui territori. Gli eletti si allontanano dagli elettori anche da un punto di vista antropologico. Fanno parte di un tipo umano diverso rispetto alla gente comune, per stile di vita, frequentazione, linguaggio e reddito. È da questa forbice che si allarga che nasce l'antipolitica, ma nasce al tempo stesso quella che nel libro di Levelli si chiama la controdemocrazia, la democrazia della defiance, della sfiducia, della diffidenza. Il Presidente della Repubblica, intervenendo a Mestre nel settembre 2012, ha detto: non può esserci una burocrazia funzionante senza il canale dei partiti. Levelli scrive: non è così. Il nesso tra la democrazia e la riforma partito, così come essa si è strutturata nell'ultimo sessantennio, non è affatto esclusivo e indissolubile. Qui mi fermo e a lui l'onere della risposta.